un altro carro qui a Rione Capriglia e rappresenta una mongolfiera che si innalza e sta a dimostrare che solo Paghe al centro della Campania e quindi anche il vino ha la sua importanza in Regione Campania e in Italia. Stiamo assistendo alle ultime fasi della lavorazione e chiediamo subito all'amico qui se questo carro ha movimento oppure fisso. No, questo carro ha movimento, infatti noi teniamo la mongolfiera che fa un movimento verticale, simbolo diciamo che si innalza verso il cielo per poi riabbassarsi, e diciamo questo è il movimento principale che tiene la caratteristica di questo carro, ecco. Ci verrà rappresentata pure qualche bottiglia di vino? Sì, e diciamo che nella cesta di questo carro ci saranno due diciamo famosi bottiglioni rivestiti che simboleggeranno diciamo il recipiente tradizionale del vino come produzione nostra, diciamo, come i vecchi sistemi di imbottigliamento eccetera. Poi intorno ci saranno anche degli altri particolari che richiameranno appunto questa attenzione di bottiglia di vino, il famoso varrecchiello come zavorra ed altri recipienti, altre cose che simboleggeranno appunto diciamo il vino. Ecco. Quindi siamo in tema in tema classico diciamo, con l'innesto di questa novità di questo pallone aerostatico che si innalza. Volevo chiederti una cosa, ma questo gruppo di lavoro è nuovo alla realizzazione dei carri oppure sono sempre le stesse persone che sono appassionate e che si stanno dando da fare per costruire il carro qui, uno dei carri qui a Rione Capriglia? Ecco, diciamo che l'80% siamo le persone dell'anno scorso. Perlomeno io l'anno scorso è stata la prima volta che ho partecipato alla creazione diciamo, del carro e quest'anno è la seconda, quindi giusto come dicevo ho notato che quest'anno siamo le stesse persone per l'80% con l'aggiunta di qualcuno nuovo ed in più la mancanza di qualcuno che temporaneamente non c'è qua, ecco, se no siamo tutti gli stessi insomma. Io ho notato qui salendo, non lo so se è un fatto così ancora di tempo, perché sto vedendo che i rioni si stanno attrezzando, stanno mettendo le bandiere, però in quel tratto di via Roma mi sembra che la situazione sia abbastanza spoglia, come se quel rione non ne abbia intenzione di partecipare quest'anno. Tu ne sai qualche cosa o ho una mia impressione, forse domani lo vedremo abbellito e addobbato? Ma io penso che non si può dire niente fino all'ultimo momento, perché la giornata culmine diciamo un poco di tutto è domenica. Ecco, potrebbe succedere come l'anno scorso che per tutta la nottata di sabato lavoreranno e prepareranno qualche cosa. Comunque sono cose, supposizioni che non hanno una certa fondamento, ecco. Quindi non si può dire ancora niente, ecco. Poi se non ci sarà niente vuol dire che sarà una delusione completa, un'interpretazione a modo loro del rione stesso. Comunque il rione Capriglia da qualche anno è massicciamente presente. L'anno scorso c'era un carro oppure più di un carro? Ma Capriglia l'anno scorso c'erano due carri. Adesso mi sembra che siano tre, o mi sbaglio? Sì, dovrebbero essere tre. C'è la festa in piazza, i due leoni e la mongolfiera. Sì, sono tre carri per quanto ne so io, ecco. Quindi è sempre un crescendo. Cioè io volevo arrivare a questa conclusione che mi sembra che qui ci sia nel rione un'associazione che in effetti forse è il collante intorno a cui ruota l'aumento della passione per il buon funzionamento della sfilata. Ecco, l'associazione diciamo è stato ed è un ente che con i suoi pro e di contro praticamente fa in modo che si risveglia un poco diciamo gli animi, lo spirito di quartiere, di quartiere più che altro, per un rione che non aveva mai partecipato a nessuna manifestazione né tantomeno si era fatto sentire in qualsiasi cosa, e a questo punto
diciamo, ecco, con tutte le sue cose, favorevoli e sfavorevoli, tutti i suoi pro e contro, come dicevo prima, però è un però elemento ci sono tutti positivo, i trainante. Grazie. Beh, forse è meglio che chiudiamo qui perché evidentemente le assistenti si sono accorte che gocciolava.